Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo il piacere di avere il professor Federico Ambrogi, che è uno statistico medico e professore di statistica medica all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno, professore. Ciao Alberto, diamoci del tuo ovviamente, Ah, ci grazie. conosciamo da tanto tempo, Ah, quindi ok, abbiamo, diciamo, scoperto gli Alberto altarini, sì. Sono è stato stato suo studente studente. del corso di medicina, studente uno di quelli diciamo, che ricordo con più soddisfazione. Caspita, che onore. Grazie mille, professore. Figurati, Non guarda, Armando. ci eravamo messi d'accordo, vi giuro. Allora, con lei dobbiamo affrontare degli argomenti un po' ostici, soprattutto in questo momento in cui sono diventati tutti infettivologi, virologi, ma anche statistici, perché tutti parlano adesso di un sacco di termini, però io direi parliamone con chi veramente ne sa di questi aspetti, con chi è da anni che ha a che fare con questi e con chi li insegna, perciò chi meglio di lei? Inizierei con delle domande abbastanza antipatiche. Sentiamo parlare di tamponi e a proposito di tamponi sentiamo parlare di sensibilità e specificità. Cominciamo con questi due termini e cerchiamo di capire che cosa ci disegnano. Allora, sensibilità e specificità, diciamo, si riferiscono a, diciamo, vogliono, misurare quanto buono è un test diagnostico. Ok, allora, sostanzialmente la sensibilità si riferisce alla capacità del test di risultare positivo nei malati. Quindi prendo un gruppo di malati, persone infette in questo contesto e conto quanti di questi effettivamente risultano positivi al test. La specificità invece si riguarda i non malati, quindi quelli sani, i non infetti, e si riferisce alla capacità del test di risultare negativo nei non malati. Okay. Ora, un test perfetto, e probabilmente tutti abbiamo l'idea che i test diagnostici siano così, dovrebbe essere sempre positivo nei malati e sempre negativo nei sani. Ora, non è così. Quello che succede è che i test diagnostici in generale non hanno il 100% di sensibilità e il 100% di sensibilità. Quindi succede che qualche malato risulti negativo, i cosiddetti falsi negativi, proprio perché la sensibilità non è 100%, e risulta che qualche sano sia positivo. I cosiddetti falsi positivi, proprio perché la specificità non sempre è il 100%. E questo ovviamente, prima di poter utilizzare un test in modo, diciamo, corretto, bisognerebbe conoscere quanto è la sensibilità e la specificità. Ora, ci si rende conto in questo momento, di urgenza, di assoluta emergenza, chiaramente non c'è stato tantissimo tempo per capire quali sono le proprietà diagnostiche del tampone stesso, eh? Cioè sensibilità e specificità, diciamo, non sono così chiare. E anche di tutti gli altri test che vengono proposti, chiaramente il primo problema è cercare di capire quanto vale la sensibilità e la specificità del test. C'è un problema a monte di tutto questo. Per poter calcolare sensibilità e specificità, dovresti avere un cosiddetto gold standard che ti identifica i malati e i sani, perché io ti ho detto deve risultare positivo nei malati e negativo nei sani. Questo vuol dire che io, per fare uno studio di questo tipo, dovrò prendere un gruppo di malati, un gruppo di sani, somministrare il test e vedere poi a quel punto andare a fare le valutazioni. Ora, e qui chi ci sceglie i malati e chi ci sceglie i sani? Chiaramente questo è il primo problema. E quindi, ad esempio, per i malati, se uno pensa a un pensa, come dire, a individuare i malati con diciamo tutta una serie di indagini diagnostiche, ad esempio con le radiografie, con le TAC, queste cose qui, beh, in quel caso potresti individuare probabilmente i casi più gravi.
come fai a individuare un asintomatico? Quindi diciamo, fare uno studio di questo tipo non è assolutamente banale. Gli studi che ovviamente vanno a vedere sensibilità e specificità, bisogna vedere come sono fatti poi nel dettaglio, cioè chi hanno preso come malati, da dove viene il campione dei sani. Insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni da fare e chiaramente noi siamo abituati un pochino, diciamo, a che la medicina, cioè siamo abituati ad avere tutto pronto. In questo momento in cui c'è, sono da sviluppare queste cose, facciamo fatica ad accettare che ci vuole tempo per sviluppare queste cose, perché ovviamente non stiamo parlando di ingegnerizzare una macchina, ma di ingegnerizzare una procedura che poi deve essere applicata agli esseri umani, caratterizzati da una variabilità assolutamente eccezionale, no? E Certo. quindi proprio questa variabilità rende molto difficile fare queste considerazioni e fare in modo appropriato. Ora, sensibilità e specificità spesso sono legate tra di loro, quindi se io diciamo voglio un test molto sensibile, quindi diciamo che ha pochi falsi negativi, in generale dovrò pagare in specificità. Quindi il mio test avrà pochi falsi negativi, però avrà un certo numero di falsi positivi. Okay? E viceversa, un test molto specifico, con pochi falsi positivi, avrà tendenzialmente un certo numero di falsi negativi. E quindi come faccio, diciamo, in qualche modo a capire se un test mi è utile o meno? Beh, dipende da a che cosa mi serve quel test. Quindi, se tu adesso pensi al fatto che il tampone viene fatto solo ai sintomatici, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che si fa il tampone a quelle persone che ci aspettiamo saranno positive al tampone, ok? E quindi io devo fidarmi di un risultato positivo, quindi deve essere un test con pochi falsi positivi e quindi un test ad alta specificità, ok? Chiaramente non posso trascurare la sensibilità, perché anche quella deve essere alta, però tra le due magari devo privilegiare un po' la specificità. Allo stesso modo, se io volessi invece un test con questi sierologici che stanno proponendo, magari per andare e fare uno screening di popolazione, beh, in quel caso mi aspetto che probabilmente tanti non siano entrati in contatto col virus, mi devo fidare dei risultati negativi, no? Perché i negativi in qualche modo sono ancora a rischio, bisogna avere tutta una serie di precauzioni e così via. E allora in quel caso lì vorrò un test che sia anche molto sensibile, no? Estremamente sensibile in modo da essere totalmente sicuro sul risultato negativo. Quindi insomma, il discorso è sicuramente molto complesso ed è molto complesso fare studi che ci possano andare a stimare in modo adeguato proprio la sensibilità e la specificità. Mi è piaciuto molto questa spiegazione perché ha sottolineato diversi aspetti che mi permetto di, così, su cui mi permetto di ritornare. Innanzitutto la difficoltà a priori, cioè il ragionamento che va fatto a priori. Noi usiamo parole che ci sembrano anche molto simili, sensibilità, specificità, ma innanzitutto hanno delle caratteristiche ben specifiche. E poi dietro c'è tutto il ragionamento da fare, quindi ci sono una serie di errori che possono essere inallenati, perciò bisogna stare assolutamente attenti quando si parla di questi concetti. E poi, ad esempio, abbiamo usato la parola screening. In generale, lo screening noi sappiamo che è pensato per non vuole perdersi nessuno, cioè vuole andare a prendere le persone ancora quando o sono in fase iniziale della malattia, oppure hanno determinate caratteristiche. Lei ha qualche commento sul concetto di screening in termini generali, cioè che caratteristiche deve avere un buono screening e soprattutto se vuole darci anche una definizione su che cos'è lo screening? E allora, come ho detto prima, diciamo, nel momento in cui si fa uno screening, tendenzialmente, allora, lo screening classico, quindi, diciamo, l'esempio poi che si fa sempre anche a lezione, quello del tumore mammario, ovviamente in quel caso, diciamo, chiami persone asintomatiche per fare un test nella convinzione che
un'anticipazione diagnostica sia importante, no? Proprio per il trattamento della patologia. In quel caso, diciamo, principale errore da evitare è proprio quello del falso negativo, quindi rassicurare una persona sul fatto che non ha la malattia, rassicurarla e a quel punto, diciamo, perdere la possibilità di intervenire in tempo, quando effettivamente tutto il programma è stato allestito proprio per cercare di anticipare la diagnosi. E quindi un buon test diagnostico deve avere un'elevata specificità e soprattutto un'altissima sensibilità, okay? In modo che quando il risultato è negativo, uno possa essere sicuro del risultato negativo. Chiaramente a quel punto il test avrà un certo numero di falsi positivi, e infatti i positivi entrano poi in una serie di ulteriori accertamenti, okay? E quindi è una cosa di questo tipo. Ora, nel caso dell'epidemia, in questo caso, non è proprio uno screening, no? Quello che si fa. Cioè, quello che si vorrebbe fare è avere un test per cercare di mappare quella che è la diffusione della malattia nella popolazione. Quindi in questo caso direi che sicuramente sono ugualmente importanti sia la sensibilità che la specificità, e chiaramente per poter fare una cosa di questo tipo in modo utile, questi, cioè, sensibilità e specificità devono essere assolutamente, cioè, a buoni livelli, cioè non può essere 70% o 75% di specificità, altrimenti poi, insomma, diciamo che i risultati sono troppo poco affidabili. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire: quando si propone un nuovo test, è importante anche andare a capire quella che è la riproducibilità, cioè sottoponendo diciamo i soggetti più volte allo stesso test, se hanno risultati concordanti o c'è una variabilità anche intra-soggetto. Perché anche questo è un aspetto molto importante, insomma. Quindi sviluppare questi tipi di strumenti è tutt'altro che banale, insomma. Penso di aver letto anche una notizia che, diciamo, proprio in Inghilterra sono partiti con una mappatura, diciamo, a livello di popolazione con dei test, e poi hanno dovuto comunque, come dire, non hanno potuto sfruttare la ricerca, perché sono accorti che appunto il test era troppo poco affidabile, insomma, quindi sensibilità e specificità non erano adeguati per quel compito. Certo, sì, è decisamente una vicenda molto complessa, anzi grazie perché ci sta aiutando a capire termini che magari usiamo tutti ormai quotidianamente, ma le cui sfumature sono altrettanto importanti del termine stesso, quindi bisogna stare molto attenti. E a questo proposito le vorrei chiedere, anche se ci può parlare, della differenza tra mortalità e letalità. Certo, questa allora è sicuramente, diciamo, una cosa che ha più specifica, no? Proprio dell'epidemia. Allora, diciamo che la letalità si riferisce alla proporzione, diciamo, a quanti degli infetti muoiono. Okay, cioè, quindi la mortalità tra gli infetti. Ora, questo parametro dipende in modo fondamentale, cioè, quindi, diciamo, puoi pensarlo come una proporzione, no? Quindi a numeratore ho quanti muoiono e a denominatore quanti sono gli infetti. Ora, quanti muoiono? Vabbè, anche lì diciamo che si può discutere. Quanti sono gli infetti? Ovviamente è una cosa estremamente delicata, e succede diciamo, in tutte le situazioni come questa che stiamo vivendo, che molto spesso il numero degli infetti non è stimato in modo adeguato, no? Perché c'è tutta una serie, tanti casi, soprattutto gli asintomatici, che sfuggono completamente.
Quindi la letalità potrebbe essere una completa sovrastima, nel nostro caso, di quella che è la letalità che stiamo calcolando. Certo. Okay? E infatti vedi che le letalità, quindi se vai a fare proprio il rapporto tra i morti, gli infetti nei diversi paesi, cambiano notevolmente, Certo. no? Perché appunto i paesi poi hanno diverse politiche su quella che è la mappatura degli infetti. La mortalità invece si riferisce a quanti dei morti sono morti per l'infezione. Okay. Quindi possiamo avere situazioni come l'influenza suina, l'H1N1. Allora, in quel caso, diciamo, che cosa succede? Come potrebbe essere per il coronavirus? Abbiamo una bassa letalità, ma un'elevata mortalità. Quindi, il numero degli infetti, che effettivamente è un evento infausto, è in proporzione, se vuoi, anche basso, però l'impatto sulla mortalità potrebbe essere alto, perché comunque il numero di infetti è molto grande, quindi comunque chi muore per l'infezione sono comunque tanti soggetti, e a questo punto l'impatto su quanti, cioè qual è la proporzione dei morti per il virus diventa comunque tanta. Mentre ad esempio il morbo della mucca pazza, allora lì c'era una letalità elevatissima. Sostanzialmente chi contraeva il morbo moriva, l'impatto sulla mortalità è minimo perché la malattia è rarissima. Okay? Quindi il numero di morti, tra tutte le morti, il numero delle morti dovute a quella malattia è basso. Okay? Quindi un po' questa è la situazione. Ora, quindi la situazione tipica dell'influenza è quella di un'elevata letalità, scusami, una bassa letalità. Ma un'elevata mortalità, cioè, quindi c'è un impatto però sulla mortalità proprio perché colpisce un grande numero di persone. La pandemia colpisce tutti sostanzialmente. Certo, questi Ok? sono concetti veramente fondamentali perché a volte si fa un attimo di confusione, perché è veramente difficile cercare di spiegare questi concetti che racchiudono in sé tanti altri concetti, sono un po' delle matrioske in maniera semplice, però. Certo, ma vedi. Il concetto fondamentale da capire qui, se vuoi, è un po' anche lo stesso che c'è alla base della difficoltà dello sviluppo di un vaccino. Ora, per sviluppare un vaccino, se tu pensi a un vaccino per adesso il SARS-CoV-2, un vaccino che potenzialmente, diciamo, avrà diffusione planetaria, quindi che tu daresti a qualche miliardo di persone. Magari non così tante, però insomma, diciamo, una diffusione assolutamente importante. Ora, se lì ci fosse anche un evento avverso rarissimo, a quel punto diventerebbero comunque numeri enormi. Certo. Avresti un numero di morti enorme. Okay. Quindi quello che fa proprio la, diciamo, differenza è proprio il fatto che, cioè, diciamo, la capacità di una malattia, no? Diffondersi. Tipicamente le malattie che si diffondono tanto sono anche quelle meno letali, perché se Certo. una malattia è particolarmente letale fa più fatica a diffondersi, perché ovviamente uccidendo il proprio ospite non si fa più fatica a diffondersi. Quindi in questo senso il virus che stiamo vedendo sembra avere quel mix, no? Di letalità e mortalità che insomma particolarmente insidioso perché sicuramente diciamo ha un impatto quantomeno diciamo su quelli che noi cioè sugli infetti sintomatici di una certa rilevanza, insomma, quindi anche la letalità non è bassissima, se però cioè, intendiamoci, parlo di letalità. Però a denominatore ci metto gli infetti sintomatici. Okay? Se ci dovessi mettere davvero gli infetti, probabilmente i numeri sarebbero completamente diversi. Questo diciamo, spero io, ecco. Però probabilmente è così.
è collegato al discorso con cui siamo partiti di sensibilità, specificità, che al momento non abbiamo teste che siano affidabili, non sappiamo cosa mettere lì al denominatore, quindi questi numeri variano un po', che è un po' il giochino che stanno facendo certi paesi europei. È anche difficile dire quanti pazienti muoiono di coronavirus e per il Assolutamente. coronavirus, quindi basta, diciamo, Certo. facciamo i malpensanti. Ci sono paesi che già dall'inizio hanno detto: cari medici, quando voi fate il vostro bel certificato di morte, voi dite che il paziente è morto per un accidente cardiovascolare. Non state lì a dire che è stato causa accidente cardiovascolare dovuto a una certa cosa, piuttosto che un'insufficienza respiratoria, uno scompenso acuto è dovuto a un'altra situazione causata da. Limitatevi a Certo. dire accidente cardiovascolare oppure insufficienza Certo, respiratoria, appunto. Poi così, assolutamente. che non è truccare i numeri, è semplicemente fare delle scelte a livello politico, che però hanno ricadute a livello anche pratico. Però sono Guarda, penso mutuate da che tutte questo, non queste. da complotti generali. No, no, ma certo, guarda, se leggi qualsiasi libro diciamo, diffusione delle malattie infettive, questi problemi qua ci sono sempre. Cioè, riguardano tutte le epidemie, è così, cioè nei momenti poi, sai, di emergenza, si fanno delle scelte, e delle scelte, cioè, che hanno tanti motivi, no? Ad esempio, probabilmente, diciamo, uno dei motivi, che stanno dietro al fatto che in Italia la politica, diciamo, il test, il tampone non si fa così poco estensivamente. Ci cioè sono problemi economici, organizzativi, di disponibilità, no? Quindi di laboratori, di reagenti, mancanze organizzative. Quindi diciamo che i motivi sono tanti. A volte pensare al complotto è quasi rassicurante, no? Perché sembra quasi che ci sia dietro qualcuno che effettivamente sta manovrando. Purtroppo non è così, cioè, purtroppo nel senso che Sì, certo. non c'è nessuno così intelligente da riuscire a fare queste cose. Tante volte, diciamo, quello che succede è proprio il frutto di tutta una serie di casualità, eventualità, situazioni contingenti in un paese. Quindi insomma, e riguardano tendenzialmente, cioè sono comuni a situazioni di questo tipo, a situazioni di questo tipo. L'R con 0 o R0, che a seconda di chi lo pronunci, innanzitutto qual è la dizione corretta, visto che l'abbiamo sentito dire in ogni modo. Quindi, primo, come si dice, secondo, che cos'è? No, allora, come si dice, cioè quando diciamo in matematica c'è R0, io direi R0, ma c'è qualcuno dice R con 0, cioè non è che c'è una Lo cosa picchiamo, sbagliata insomma, lo e accettiamo. giusta. Sì, assolutamente. Ora, quello lì è un parametro fondamentale, diciamo, proprio per spiegare quella che è la diffusione, no, delle epidemie. Ora, c'è, diciamo, una cosa da puntualizzare, cioè che tutti parlano di R0, quando in verità molti dovrebbero parlare dell'R, cioè non dell'R0, ma dell'R con T, dell'R effettivo. L'R con 0 si riferisce al numero medio, diciamo, delle persone che vengono infettate nel momento in cui si mette un soggetto contagioso, no? In mezzo, diciamo, diciamo in una situazione in cui ha dei soggetti a rischio, quindi che possono suscettibili di essere infettati. Quindi tu immagini di fare questo esperimento: prendi un soggetto infettivo, lo metti, non so, in un cinema, circondato da persone tutte libere dalla malattia, tutte a rischio, e conti quanti si infettano. Ripeti l'esperimento 1 milione di volte, fai la media del numero di infettati, quello è l'R0. Ok? Quello è l'R0. Ora, perché ti dico tutti
che possono prendere la malattia. Perché se tu fai questo stesso esperimento e nel cinema metà sono immuni e metà invece possono prendere la malattia, allora l'R che stai calcolando è l'R0 diviso 2. Mi sono spiegato? Sì. Cioè, l'R0 è proprio, diciamo, è come dire, una descrizione di quanto è efficace quel virus nel diffondersi, no? E quindi viene fatto in condizioni cioè in cui lui può effettivamente ha lì intorno una possibilità di infezione di una serie di soggetti, tutti effettivamente contagiabili. Però il punto importante è che non dipende solo diciamo in questo caso dal virus in sé, ma dipende anche da coloro, diciamo, dai potenziali ospiti. Quindi ci sono una serie di altre variabili. E allora, diciamo, beh, allora intanto, dunque, intanto allora, diciamo un'altra cosa, si riferisce a quanti il soggetto contagioso ne infetta, quindi poi non devi contare quelli a loro volta infettati da quelli che si contagiano. Quindi questa è la prima cosa. Da che cosa dipende? Beh, allora dipende effettivamente da quanto contagioso è il virus, ok? Dipende da, diciamo, da quanti contatti il soggetto contagioso può avere, ok? E dal numero di contatti effettivamente che può avere, dipende anche da quanto dura il periodo, diciamo, di contagiosità del soggetto. Sono questi tre parametri fondamentalmente. Quindi quanto è contagioso lui. E lì ovviamente c'è questo, ad esempio, un virus che si trasmette per via aerea, sono particolarmente efficaci, no? Ci sono altri virus che hanno altre modalità di trasmissione che possono essere meno efficaci, ok? E poi appunto dipende da quanti sono i contatti, quanto effettivamente ogni persona ha dei contatti. Questo è un numero Esatto. che cambia da persona a persona, sostanzialmente, no? Ci sono persone che hanno centinaia di contatti in una giornata. Sono persone che hanno pochissimi contatti in una giornata. Ovviamente l'R0 si riferirà a una media poi, no, di queste varie diverse situazioni. Quindi dipende da queste cose qui e dipende anche da quanto dura appunto l'infezione. Ora, l'obiettivo delle politiche di contenimento è proprio quello di rendere, di diminuire, cioè di fare in modo che l'R nel tempo, cioè di diminuire l'R0, cioè che l'R, che è il parametro di diffusione dell'epidemia, diminuisca nel tempo. Allora, sostanzialmente la mascherina, ad esempio, a cosa serve? Serve proprio a ridurre la contagiosità, no? La pericolosità del virus. Quindi la mascherina, la protezione individuale serve proprio a impattare su quel parametro. Mentre, ad esempio, il lockdown a cosa serve? Serve a limitare i contatti, quindi serve a limitare questo secondo aspetto. E poi dopo ovviamente diventa estremamente importante anche capire qual è il periodo di contagiosità di un soggetto, proprio per cercare anche in quel caso, quando trovi un positivo, di confinarlo per il tempo appropriato. Certo. Ok? Quindi tutte le strategie di contenimento hanno l'obiettivo di diminuire quello che è l'R nel tempo, a partire dall'R0 che è la sua capacità iniziale di infettare. Non so se Sì, no, è è chiaro. chiarissimo. E la cosa impressionante è che tutto questo, che sembra così estremamente teorico, abbia delle ricadute pratiche enormi. Cioè, lockdown, quanto deve durare? Quanto deve essere l'isolamento fiduciario di un paziente? Perché è necessario che sia di quel periodo e non sia meno? Perché abbiamo sentito tante volte dire non vanificate gli sforzi che abbiamo fatto fino adesso, restate a casa, non è ancora il momento. È proprio derivato da questo, perché purtroppo la contagiosità ha delle durate diverse, in questo caso si stima che sia quella, e se mantenessimo un periodo di isolamento, di chiusura minore, a questo punto noi permetteremmo, non saremmo efficaci nella nostra azione. Quindi è un Certo. po'. Allora, l'R0 ha anche, diciamo, è importante anche
valutare un'altra cosa di cui si parla spesso, che è l'immunità di gregge. Assolutamente. Okay? Perché ovviamente quanto più un virus è efficace, quindi immaginiamo il suo R0 è alto, tanto più per arrivare all'immunità di gregge serve che ci siano tanti che diciamo che diventano immuni e quindi che contraggono il virus e poi appunto guariscono. Mi sembra di aver letto, ad esempio, che l'R0 del morbillo è una cosa tipo 15. Okay? Ora, l'immunità di gregge, cioè la percentuale di soggetti che devono diventare immuni al fine di bloccare l'epidemia, dipende in modo inverso dall'R0. No? Più è alto l'R0, scusa, in modo diretto, più alto l'R0 e più diventa alta la percentuale. Ora, con un R0 di 15 serve il 94% di soggetti che sono diventati immuni, no? Quindi devi dare il vaccino, nel caso del vaccino, a più del 94% dei soggetti. Quindi parliamo di percentuali, c'è cioè sostanzialmente quasi Tutta la tutto. popolazione. Chiaramente, se l'R0 non è così alto, queste percentuali diminuiscono anche in modo abbastanza importante. Okay? Quindi avere un'idea. Di quanto, e quindi quando diciamo qualcuno parla dell'immunità di gregge, speriamo che abbia qualche idea su quanto vale, qualche idea fondata su quanto vale questo R0. A quel punto, sai, ovviamente fa una grossa differenza, cioè pensare che si debba immunizzare un terzo della popolazione piuttosto che il 95%. Certo, Ok. assolutamente. Ed è ancora, mi permetto di ricordare, ancora impressionante quanto questi concetti si intersichino l'uno con l'altro. Cioè, sembra tutto questo sì che sembra veramente tutto parte di un grande puzzle, di un grande disegno. E avere in mente questa complessità, secondo me, aiuta anche tanto a non fare considerazioni a vanvera, ma a pensare che sono cose estremamente difficili anche da decisioni de decisamente difficili da prendere, però conoscenze che bisogna avere prima di parlare, insomma, queste sono una chiosa che mi Certo, sentirei di fare. Le vorrei chiedere come ultimo. purtroppo, sì. No, mi dica, No, dica. purtroppo, come dire, quando si parla di ignoranza scientifica, poi diciamo che il risultato è che in una situazione di questo tipo, magari cioè, la gente si chiede perché non c'è ancora il vaccino, no? Chiaramente diciamo che parliamo di cose estremamente complicate, sia per la parte, diciamo, proprio di laboratorio, cioè produrre il vaccino, ingegnerizzare il vaccino, queste cose qua, ma poi la parte veramente, diciamo, che chiede tanto tempo è proprio quella della valutazione di questi. Diciamo dei farmaci, dei vaccini, perché lì a quel punto, insomma, bisogna fare tutta una serie di considerazioni non banali e molto complicate da fare. Certo, un commento cattivo però sarebbe che spesso ci si prende anche fin troppo tempo per certe cose, però lasciamo le polemiche in questo momento fuori che non c'entra. Le vorrei chiedere un ultimo commento sui modelli predittivi, nel senso noi abbiamo visto Sì. spesso tante volte disegnare modelli che prevedevano la mortalità da adesso a 14 giorni, eccetera. Come si statisticamente, al di là del caso specifico di questa nuova patologia, ma come si costruisce un modello che cerca di predire in qualche modo una variabile, per esempio la mortalità nella popolazione? Allora, dunque, Domanda i difficile, lo modelli so. è una domanda molto difficile, diciamo, cerco di parlarne in generale, cioè nel senso che i modelli, quelli che si usano appunto per fare le previsioni, sono, diciamo, sostanzialmente dei tentativi di rappresentare in modo matematico, no, la realtà. Ora, se questo può sembrare estremamente complicato, penso che un po' di fisica l'abbiamo studiata tutti, no? Beh, la fisica è proprio, cioè, se pensi all'equazione, no, del moto, il grave che cade, no?
il grave che cade ha una equazione, una formula matematica che ti permette, no, dati certi parametri, ad esempio l'accelerazione di gravità, ti permette di prevedere, no, cosa, diciamo, dopo quanto tempo, ad esempio, se tu fai cadere un sasso dal tetto di casa tua, dopo quanto tempo arriva per terra, no? Ti permette di fare delle previsioni. Ora, tutti i modelli, c'è cioè una rappresentazione matematica della realtà, è una semplificazione della realtà, perché la realtà è sempre molto più complicata, no? Ad esempio, nel moto del grave, diciamo, intanto assumi che non ci sia attrito, assumi, quindi l'aria non esiste, assumi che l'accelerazione di gravità sia costante, e non è vero. Però che cosa succede? Succede che se tu lanci un sasso, sostanzialmente l'attrito davvero ha un impatto minimo. E allo stesso modo l'accelerazione di gravità, per quello che ci interessa, è costante. Quindi anche se sono approssimazioni della realtà, possono essere approssimazioni sufficientemente, diciamo, cioè approssimazioni senza impatto poi sulla previsione. Questa è la cosa fondamentale, no? Devi andare, devi cercare di capire se gli assunti su cui si basa il tuo modello sono ragionevoli. Quindi se adesso io devo andare a capire quanto ci mette una piuma, se faccio cadere una piuma dal tetto della mia casa, quanto ci mette andare per terra, non posso usare il modello che usavo per il sasso, perché a quel punto l'attrito, queste cose fanno, diciamo, rendono invalido il modello. Quindi il modello potrà essere utile o non utile, no? A seconda, diciamo, di quello per cui lo vogliamo usare. Ora, per poterli usare, quindi per poter usare ad esempio il modello della gravità, devo sapere quanto vale l'accelerazione di gravità. Cioè ci sono delle cose dentro i modelli che dobbiamo stimare, no? Dobbiamo fare un esperimento e dobbiamo capire quanto vale G per poi poter usare il modello. Allora, per poter usare i modelli di previsione delle morti, quelle che si usano, devo usare i dati che ho in questo momento per andare a stimare, no, i parametri del modello. Allora, che cosa succede? Che se i dati che ho sono sostanzialmente, cioè non rappresentano nulla, allora anche il modello probabilmente non mi darà, cioè non avrà una buona capacità predittiva. Ok? Quindi il discorso è ancora lo stesso, no? Cioè se diciamo io devo, per andare a applicare il mio modello, devo andare a cercare di capire come la letalità varia nel tempo per poi andarla a prevedere nei tempi successivi. Se la letalità, se i dati di letalità che io ho sono completamente distorti, ok? E poi a un certo punto cambio modalità di rilevazione, ad esempio, beh, il mio modello a quel punto non servirà più a niente. Ok? Quindi se io fino a un certo giorno dico che cioè sottopongo a tampone chi ha almeno due sintomi, e poi a un certo punto cambio strategia e sottopongo a tampone chi ha un sintomo, e a quel punto, cioè, capisci che. Allora, bisogna, ovviamente lì, poi ci sono modelli sofisticati che cercano di tenere conto, no, anche di questi cambiamenti, dopo lì entriamo in livelli di sofisticazione successiva. Ora, il punto fondamentale è che i modelli li devono usare quelli che li sanno usare, ok? Perché prima di tutto bisogna essere consapevoli dei problemi nei dati che si usano appunto per andare a rendere utilizzabili i modelli. Una volta che si conoscono i limiti dei dati, si può mettere anche qualche pezza, d'accordo? Però lì ovviamente occorrono degli esperti di queste cose, e non è nemmeno questa una cosa assolutamente, assolutamente banale. Da dire che c'è una comunità di statistici, fisici, di un certo rilievo, grande, persone bravissime in Italia, e sarebbe il caso di coinvolgerli, ascoltarli, perché ragionare sui dati è fondamentale, cioè,
cioè, il fatto che il dato sia distorto non vuol dire che a quel punto decido a caso o sulla sensazione che ho, ok? Cioè, quando io sento Milano ha tenuto oggi e domani, ah, Milano preoccupa, e poi Milano ha tenuto, ah, poi Milano preoccupa, no, così non si va avanti. Cioè, questo non è il modo di procedere, bisogna procedere sulla base dei dati che si hanno, facendo leva su tutti gli esperti che abbiamo a disposizione, quindi l'Istituto Superiore di Sanità ha tanti esperti dentro, però ci sono anche tanti esperti non dentro all'istituto, e sarebbe eccezionale poter sentire tutti, no? Con tutte le esperienze che hanno. Oddio, adesso magari io la faccio in maniera troppo semplicistica, però oggettivamente se ci fosse il coordinamento non mi sembra neanche così impossibile da fare cercare di trovare una quadra tra tutti quanti e fornire un modello unitario, però è un mondo mio utopistico. Guarda, allora, più che un modello unitario sarebbe interessante, diciamo che le varie comunità, i vari gruppi di ricerca, diciamo, potrebbero proporre quello che è il loro modello e poi andare a vedere quella che è la concordanza delle previsioni. Cioè, quindi se ad esempio diversi approcci, diversi assunti, diverse strutture dei modelli portano in modo concorde, ad esempio, a certe considerazioni, beh, quella sarebbe una cosa estremamente, estremamente importante, no? Quindi, piuttosto che mettersi tutti d'accordo su un unico modello, quello non succederà mai, no? Non succederà mai, ma perché, cioè, è normale, cioè, poi la tipica situazione della scienza è quella della discussione, cioè, sarebbe proprio fare violenza, no? Il fatto di pretendere che tutti gli esperti Siano dicano la concordi a stessa cosa, scegliere una cosa. concordia, è una cosa assolutamente impossibile, però ha anche, diciamo, un suo valore, perché probabilmente nel momento in cui, diciamo, diversi modelli funzionano, probabilmente potrei avere delle risposte in qualche modo, diciamo, in una certa direzione da parte di tutti, no? Non ti dico uguali, però in una certa direzione, insomma. E questo sarebbe molto importante. Io vedo che c'è tante comunità scientifiche, c'è cioè ad esempio quella della statistica medica, noi abbiamo diverse società scientifiche che raggruppano appunto chi si occupa di statistica medica, tutti si sono offerti di poter dare una mano, ma poi insomma, le risposte sono state tantissime. Però vabbè, insomma, c'è il tentativo, ecco. E su questo ragionamento io direi che possiamo concludere con magari un messaggio di speranza dicendo magari consultate, cioè diciamo, cerchiamo di essere un pochino più inclusivi da un certo punto di vista, però includiamo le persone giuste. Ecco, questo potrebbe essere una buona via di mezzo. Sì, includiamo le persone giuste e una cosa, diciamo, che sarebbe utile fare sarebbe quella di dare più peso ai dati, ai modelli, alla parte quantitativa, no? Perché bisogna sforzarsi di ragionare sulla base dei numeri e dei dati. Questo è fondamentale. Assolutamente. E direi che questo per uomini di scienza sia la base. Cioè, come diceva uno, torniamo a essere rivoluzionari, pensiamo alle basi. Ecco, quindi Certo, torniamo ai dati veramente quelli forti, i dati clinici, i dati che ci possono aiutare. Torniamo sui numeri, anche se a volte possono essere noiosi, però sono assolutamente necessari e fondamentali. Io vorrei ringraziarla certamente. tantissimo, professor Ambrogi, per il suo tempo e la sua competenza e magari ci vediamo per un momento successivo quando potremo analizzare a bocce ferme tutto e sarebbe interessante Certo. ricostruire a posteriori tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, che abbiamo parlato di argomenti fondamentali e secondo me un messaggio che può arrivare. Come dire, l'interconnessione tra argomenti e l'importanza dei dati e della conoscenza di base. Questo io mi sentirei di Certo. usarlo come messaggio finale. Grazie mille, professor Ambrogi. Ottimo e grazie a te.